Ben ritrovati cari amici da Stile Orso, un grande abbraccio a tutti. Oggi parliamo di un'altra penna indiana. Intanto, come sfondo, vedete questo bellissimo blocco A4 di Buzz Notebook di cui vi parlerò a brevissimo con carta Tomb Raider, meraviglioso. Bene, parliamo di click però. Allora, diciamo che le spese di spedizione dall'India ovviamente un pochino incidono e quindi ordinare una penna sola valeva la pena e non valeva la pena. E quindi, oltre ad aver preso questa Yen, che vi posso dire essere una buonissima penna, vi posso continuare a dire che le mie prime impressioni sono veramente ottime, ci ho aggiunto anche un'altra penna, una Renaissance. Questa è una linea che Click dedica al Rinascimento italiano. Vabbè, questo insomma, da prendere un po' con le pinze. La colorazione in questione è una Da Vinci. Non vi faccio vedere la confezione perché è la stessa della Yen, e quindi due cartucce di cortesia più converter. Cosa colpisce rispetto a questa Yen? Beh, colpisce un pochino di più l'economicità della fattura. Omaggio alla Dolce Vita, alla Delta Dolce Vita? Beh, onestamente no. A me sembra più una Conklin Duragraph come linee, quindi questi flat top. Al tatto si avverte essere un po' meno lucida di questa, un po' meno lavorata, sebbene non proprio, ecco, una penna ultra economica. Se la andiamo a aprire troviamo il pennino che viene dichiarato sul sito della Click essere un Click numero 6. In realtà a me pare del tutto identico a certi pennini Yovo montati sulle Conklin proprio, sulle Conklin, anche se vedete che in effetti non è un Yovo numero 6 perché lo Yovo numero 6 è più grande, però boh, l'alimentatura mi ricorda molto quello delle Conklin che però montano Yovo numero 6. Sono un pennino quindi proprio indiano, in questo caso è un Broad. Come nella Yen, anche in questa Renaissance la filettatura è molto molto lunga. Questo per permettere eventualmente di convertirla in eyedropper. Io non lo faccio perché quando il converter c'è, meglio usare il converter ed evitare problemi di sgocciolamento. La penna è molto molto ben bilanciata, si tiene veramente bene e può essere anche calzata. Come potete vedere non c'è il problema, il rischio di perderla. Certo, una volta calzata diventa davvero lunga, anche perché è una penna che senza cappuccio misura così 13 cm e mezzo. Il peso è 23,5, ma poi questi dati li andrò a scrivere. Anche qui, come nella Yen, questi due anellini sono un po' in rilievo, non tanto da essere contundenti, non ci si taglia, però insomma c'è proprio lo scalinetto. E a differenza della Yen, anche qua la filettatura del cappuccio, per poi andare a innestare il cappuccio, è un po' meno levigata, si avverte un po' di più al tratto, per cui se avete l'abitudine di tenere la penna molto in alto, potrebbe darvi un po' fastidio. Se invece la tenete normalmente in basso, non vi darà nessun tipo di problema. Ora, qui trovate la clip con la scritta Click. Vabbè, una penna che però va detto costa la metà della Yen. Se la Yen costa intorno ai 40 euro, la Renaissance costa intorno ai 20 euro, quindi un prezzo veramente veramente interessante. Però andiamo un po' a vedere come scrive questo Broad indiano, se è un pennino, come dire, apprezzabile oppure no. Ed eccoci qua. Click. Renaissance. Il pennino è un Broad. L'inchiostro è un bellissimo inchiostro, il Graph
Faber-Castell. L'unica cosa brutta che ha questo inchiostro è il nome lunghissimo, Graf von Faber-Castell Midnight Blue, per cui ringrazio ancora Davide che me lo ha gentilmente regalato. Inchiostro bellissimo, perfetto per penne dal flusso un pochino generoso come questa. Come vedete, c'è una buona continuità di tratto, la penna, ecco, proprio col suo peso non scrive, bisogna applicare una minima pressione. Flusso, e il flusso è comunque buono, quindi direi un buon flusso. E devo dirvi che anche la sensazione sul foglio di carta, qui sto scrivendo su un quadernino portoghese di buona qualità, di cui vedremo presto la recensione, devo dire che la sensazione del pennino è buona, perché dà un certo feedback, non si pattina sul ghiaccio, insomma si sente, si ha anche un discreto contorno. Vi dicevo, la penna pesa 23 grammi, quindi una penna abbastanza leggera, e lunga 14,5 centimetri da chiusa, aperta 13,5. Bene, questo brodo è quasi leggermente stabish, perché se andiamo in alto, ecco come ha fatto la falsa partenza, mi ha punito. La falsa partenza c'è ogni tanto, vedete, in alto un po' più sottile, in basso decisamente più spesso, quindi è anche leggermente stabish, quindi nella scrittura è anche piuttosto piacevole. Quindi devo dire che questo non mi dispiace affatto. Devo dire, una penna presa un po' per curiosità, il pennino non ha nessun tipo di flexed, ma per carità nemmeno elastica, è sicuramente un'alternativa un po' più economica alla Conklin Duragraph, comunque di buona qualità, video, non è affatto male, non è affatto male. E quindi è un po' a dire i pro e i contro di questa penna. Anche su questa penna, Conklin, Clickteam a dire che è fatta a mano. Io ve lo dico come c'è scritto dappertutto, poi se questo sia del tutto vero o no, non lo posso sapere. Però, allora, tra e contro, come al solito, devo mettere gli anelli del cappuccio, che sono sempre un po' in rilievo, e anche la filettatura del fusto cappuccio, questa qua, fusto cappuccio. Un altro conto che avrete visto, qualche sporadica falsa partenza. Devo dire che con questo inchiostro queste false partenze si presentano un po' di più rispetto a un Pilot Blue, però di contro questo Midnight Blue va un po' a contenere il tratto. Tra i pro metterei il costo contenuto, siamo intorno ai 20 euro, e prendete una penna full size con una resina ben fatta. La dotazione, perché comunque avete due cartucce, il converter, la possibilità di essere trasformata in eyedropper, e il bilanciamento, che è una penna che si tiene in mano veramente molto bene. E non ultimo, un pennino Brod piuttosto godibile. Io non amo di solito i Brod, non ne ho tantissimi, però è un pennino che ha, come dire, supportato da un buon flusso, la uso con un certo piacere. Quindi,
Si potrebbe dire che è una alternativa economica. Adesso le Conklin Duragraf hanno un prezzo di listino alto, poi scendono anche piuttosto drammaticamente, le potete trovare anche sotto i 50 euro, ma è un'alternativa economica alla Conklin Duragraf. È una penna, devo dire, del tutto dignitosa, e non comunque pretenziosa. Insomma, non mi sentirei di dire hanno fatto il clone della Dolce Vita, ma assolutamente no. Assomiglia, vi dico, molto di più alla Duragraf. Non è che perché arancione debba essere per forza la Dolce Vita. Ecco, devo dire, molto meglio questa. Molto meglio questa. Questa davvero. Più bella la resina, il pennino Iovo e tutte queste cose inevitabilmente si pagano in più. Però anche questa Renaissance, per il suo costo, devo dire essere una penna piuttosto interessante, sfiziosa. Da consigliarvela tout court? Ma secondo me no, non proprio da consigliare tout court, però insomma un'alternativa simpatica così, per avere qualcosa di un pochino diverso in collezione. Bene, spero di non avervi annoiato con questa recensione della Click Renaissance, colorazione Da Vinci. Vi invito a iscrivervi al canale, mettere un mi piace. Un grande abbraccio e alla prossima da Stilorso.